Con Giuseppe Spampinato, portiere dell'Item Noto Catania, nelle ultime due partite, due vittorie contro Muri Antichi e Latina, ma soprattutto due prestazioni convincenti. Possono rappresentare un punto di partenza per una seconda parte di stagione in crescendo? Sì, finalmente diciamo che abbiamo avuto due prestazioni convincenti e finalmente positive dopo un inizio di stagione altalenante. Quindi ora dobbiamo continuare su questa strada e migliorare sempre di più le prestazioni che abbiamo offerto nelle ultime due partite. Sabato pomeriggio alle ore 15 alla piscina 100 nuoto di Quartu Sant'Elena, l'impegno con la Promogest ultima in classifica, un impegno però tutt'altro che scontato e da affrontare con il piglio giusto. Certo, questo campionato ci ha insegnato che non possiamo sottovalutare nessuno, come ad esempio la partita contro la Rechi, che eravamo dati per favoriti, strafavoriti, e invece abbiamo lasciato punti là. E questa sarà una partita sulla falsariga di quella con la Rechi, dove tutte le squadre che ci incontrano giocano sempre al 110%, cercando di fare punti, perché tutti ci vedono come la squadra a battere, e noi dobbiamo dimostrare che siamo la squadra più forte del campionato, come dicono tutti. All'andata finì con un risultato netto, ma la Promogest ha un volto diverso e l'ha dimostrato anche sabato scorso mettendo in difficoltà l'Ortigia. Sì, abbiamo saputo anche che ha cambiato straniero, sono una squadra tosta secondo me. La partita dell'andata non fa testo perché l'abbiamo incontrata che loro erano in condizioni particolari, con giocatori che erano venuti da 2 giorni, scarseggiavano di preparazione, quindi ora sarà tutta un'altra storia. E la dobbiamo affrontare ovviamente col piglio giusto, perché sennò rischiamo di fare brutta figura.